come se all'improvviso si fosse accorto che esistevo. Passavamo molto del nostro tempo insieme perché i nostri genitori erano spesso fuori per lavoro. Lui era la persona che mi faceva ridere di più. E poi c'era sempre per me. Se avevo bisogno di consigli, di conforto, qualunque cosa. Solo che poi è cambiato. Sembrava che quello che c'era tra noi non gli bastasse più. Mi diceva che non gli volevo bene. Invece io lo adoravo. Era il mio unico fratello. E allora ha cominciato ad essere pressante. Sempre di più. E se io provavo ad oppormi, lui diceva cose terribili. Fuggire, scomparire. E più lui andava oltre, meno io avevo il coraggio di dirgli di no. Fino a che lui si è preso quello che voleva da me. E io mi sono odiata per non essere riuscita a dirgli di no.